Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano. Era d'obbligo dedicare la nostra copertina d'apertura al grande evento che ha caratterizzato l'attualità della pallamano italiana nell'ultima settimana, ovvero le finals di Coppa Italia, che non hanno avuto vittorie abruzzesi perché sono state vinte al maschile dalla Raimond Sassari, formazione sarda, e al femminile da una formazione invece altoatesina, il Bressanone, il Brixen su Tirol. Due prime volte, non era mai accaduto, ma l'Abruzzo non è mancato, perché nella squadra finalista maschile, nel Conversano, c'era il portiere Pasqualino Di Giandomenico di origini teramane, ma soprattutto nel Bressanone c'era un'altra giocatrice teramana che continua a mietere successi in Serie A Beretta femminile, ovvero Giorgia Di Pietro. Poi ne parleremo con i nostri ospiti, anzi vado subito a presentarli. Uno di loro è un giovanissimo, un ragazzo che sogna naturalmente di vincere la Coppa Italia, ma gli auguriamo di vincere anche molto molto di più. Benvenuto a Jacopo Cioni, atleta del Campus Italia. Ciao a tutti ragazzi, ciao Matteo. Ciao Jacopo. È in collegamento e sono sicuro che abbia seguito tutte le vicende degli atleti abruzzesi, ma anche in generale della Coppa Italia. C'è il giornalista di riferimento della pallamano abruzzese, giornalista del centro, Matteo Falzon. Ciao Matteo. Ciao Matteo, grazie di questo invito, grazie a tutti gli appassionati di pallamano. In giro per le consuete interviste di pallamano e non, immagino. Sì, ci stiamo focalizzando ovviamente perché sabato si gioca, poi ci sarà una lunga sosta, ma intanto sabato si gioca e allora andiamo a sondare il terreno. Matteo, partiamo proprio insomma dalla recente attualità, recentissima. La Coppa Italia, come al solito, fortunatamente ha messo in mostra anche tanti nomi della pallamano abruzzese. Penso a Stefano Arcieri nel Bressanone, abbiamo detto di Giorgia Di Pietro, Pasqualino Di Giandomenico, che ha vinto anche il FIGH Awards come miglior portiere del 2021. Insomma, per fortuna l'Abruzzo, anche senza squadre in Serie A Beretta, quindi nel massimo campionato, continua a farsi valere. Sì, praticamente è stata la Coppa delle prime volte, come dicevi bene in apertura, e questo è un bene per il movimento pallamano, perché ci sono piazze che spingono per cercare di arrivare all'elite della pallamano. Sassari è una di queste, Bressanone ha una storia dietro, soprattutto a livello femminile, anche se poi questo è il primo trofeo, questa è la prima Coppa Italia. Però da un punto di vista dell'Abruzzo, sicuramente c'è Giorgia Di Pietro che merita di essere celebrata, perché l'ennesimo trofeo conquistato con il Bressanone, pur senza segnare reti in finale, ma è stata comunque protagonista. Pasqualino Di Giandomenico ha disputato comunque la finale contro Sassari, ci sono stati tiri di rigore, qualche volta è andato bene per Pasqualino ai tiri di rigore, questa volta non bene, però comunque c'è il merito di essere arrivati lì. Conversano, che ha eliminato comunque anche Bressanone nel primo turno, e Bressanone a Stefano Arcieri e Riccardo Di Giulio, oltre a Gigi Darui. Tra parentesi, poi nei recenti premi, come ne è nominato bene Pasqualino Di Giandomenico, è stato anche eletto, e non è la prima volta, come miglior portiere della Serie A. Diciamo che Teramo è comunque, e l'Abruzzo in generale, da questo punto di vista si fa comunque sottolineare, soprattutto anche senza squadre che possano alzare trofei o comunque essere presenti nella massima serie. Questo senza dubbio. Tra l'altro, i riflettori sull'Abruzzo ovviamente in questo caso sono collegati alla Coppa Italia e agli atleti abruzzesi, ma settimanalmente sono accesi grazie alle attività dei ragazzi del Campus Italia, della squadra federale, che sta vivendo un momento un po' particolare alla ripresa dell'anno, perché tra casi di positività al Covid, partite rinviate, è un po' in difficoltà, una difficoltà naturalmente controllata e calibrata, perché lo staff tecnico e lo staff in generale che lavora tutto attorno alla squadra federale continua comunque a monitorare la situazione, e gli allenamenti per i ragazzi come Jacopo Cioni qui al mio fianco vanno avanti quotidianamente. Allora noi facciamo il punto sulle ultime gare del Campus Italia, con le ultime tre sfide in campionato, che con una rosa abbastanza rimaneggiata, hanno visto tre sconfitte: una contro la capolista Santarelli Cingoli, l'altra contro il Bologna United, e poi l'ultima in ordine temporale è arrivata contro il Romagna, la squadra che insieme al Cingoli si contende il primato della classifica. Vediamo.
Tra infortuni di lungo corso, positività al Covid e partite rinviate, diciamolo pure, il momento è quello che è. Per il Campus Italia sono settimane in cui l'obiettivo rimane ritrovare continuità di lavoro, recuperare gli assenti, aprire quel lungo sprint che porterà gli europei under 18 dalla prossima estate in Montenegro. In tutto questo le mancanze hanno inevitabilmente influito sui risultati in campionato. Se due settimane fa in casa contro la capolista Cingoli era arrivata una prestazione gagliarda e una sconfitta di misura che ha lasciato un po' di amaro in bocca, poteva invece andare meglio nella sconfitta del 3 febbraio contro il Bologna United, una delle squadre che assieme a Prato occupa i bassi fondi della classifica. È finita 29-28 per i felsinei, col Campus avanti per larghi tratti e superato nel finale. Peccato, ma anche questo fa esperienza. La tournée emiliano-romagnola si è conclusa con un altro passo falso, stavolta sul campo del Romagna, e qui con appena 11 ragazzi al referto è arrivato un 33-29 in favore dei padroni di casa, che ha comunque confermato i progressi evidenziati da inizio stagione dai giovanissimi che fanno base a Chieti. Insomma, ritrovare l'organico al completo è il primo punto della lista. Certo, la sorte non aiuta. Rinviata per Covid la sfida del weekend contro Chiaravalle. Per Virer e compagni allora è già tempo di fare switch, perché da giovedì scatta il raduno della Nazionale Under 18. La casa della pallamano si tinge d'azzurro per qualche giorno. Il 17 febbraio stop allo stage e partenza alla volta della Turchia, dove l'Italia parteciperà ai campionati mediterranei di categoria. Sarà il primo banco di prova in ambito internazionale per un'Italia che in estate ambisce a stupire l'Europa. Partiamo da quello che è successo, quindi partiamo dall'ultimo periodo, dalle ultime tre partite. Due prestazioni interessanti, una in modo particolare quelle con Cingoli e Romagna, una partita insomma un po' così tribolata con Bologna, però in generale è un momento tribolato perché le positività, gli infortuni, siamo un po' ridotti ai minimi termini. Sì, forse probabilmente non ci porta fortuna stare in pausa. Prima la pausa estiva, adesso questa invernale di dicembre, abbiamo riniziato, come hai detto te, con queste prestazioni che potevano sicuramente andare meglio. Due partite perse di uno lasciano tanto rammarico al fatto che tra Covid e infortunati siamo stati molto molto rimaneggiati. Fa ancora più rabbia perché avevamo spostato la partita contro Bologna, perché loro avevano diversi contagiati, e all'inverso noi non abbiamo spostato la partita e così è andata. Adesso non si gioca la gara contro Chiaravalle, quindi ci sarà un'altra settimana di pausa, poi in realtà ce ne sarà ancora un'altra, ma perché si gioca, per fortuna si gioca con la maglia della nazionale. C'è questo impegno che è rappresentato dai campionati mediterranei, prima il raduno qua a Chieti, poi verrà scelto il gruppo che partirà per la Turchia, 10 squadre, il primo vero effettivo banco di prova contro i nostri coetanei, contro altre nazionali. Insomma, finalmente ci si inizia a misurare anche con altre nazionali. Sì, sicuramente adesso non c'è campionato nelle nostre teste, perché già da domenica i ragazzi del campus e più altri 6 o 7 aggregati che dovremmo provare saranno qui a Chieti come dimostratori e quindi anche facendo degli allenamenti al corso di terzo livello. Poi da giovedì verranno gli altri convocati per questa spedizione. E tutta la testa sarà sicuramente rivolta alla Turchia e a cercare di valutare qual è lo stato dell'arte della nostra nazionale 2004-2005. Sono molto curioso. Jacopo, partiamo da quello che è successo, quindi queste tre partite, prestazioni molto incoraggianti, molto positive, in continuità con quelle della fine dell'anno contro sia il Romagna sia il Cingoli, un pochino meno bene con Bologna. Era una partita da vincere quella con Bologna. Beh sì, assolutamente. Innanzitutto ti ringrazio per l'invito e diciamo che la partita contro il Bologna non è stata molto semplice, non è stata come noi ci aspettavamo. E forse è stata anche questo la chiave del fatto che abbiamo perso di uno in casa a Bologna. E allora, innanzitutto quando siamo entrati in campo a affrontare i Cingoli, eravamo molto carichi. Squadra imbattuta, l'unica squadra imbattuta in campionato se non sbaglio. E eravamo molto carichi e come abbiamo visto abbiamo fatto una grandissima partita con qualche, purtroppo, con qualche errore arbitrale, con qualche tiro sbagliato di meno, avremmo potuto portare a casa il risultato. E invece a Bologna siamo entrati con una mentalità, secondo me, completamente inversa a quella che abbiamo tentato contro i Cingoli.
e questa appunto, come dicevo prima, è stata la chiave della sconfitta. Stiamo vedendo qui le immagini della partita contro Cingoli, poi c'è stata anche la sfida contro Romagna, ricordiamolo, Romagna, certo, e Cingoli sono le due squadre che sono al primo, sì, e al secondo posto della classifica. Sì, naturalmente secondo me ora come ora non una marcia in più rispetto alle altre squadre in Serie A2. E naturalmente però il periodo di emergenza che stiamo affrontando noi del Campus Italia non ci ha aiutato, tra casi Covid con Scarcelli, quindi con un portiere in meno, con Mazzone, quindi insieme al caso di stiramento da parte di Fragnito, non abbiamo ali destre, quindi ci siamo ritrovati a giocare due partite in una settimana in giro di 3 giorni con soltanto 11 giocatori in rosa. E quindi naturalmente non è stata la situazione migliore. E questo ovviamente anche per il tipo di pallamano che ha giocato, una pallamano molto molto veloce, molto rapida, ovviamente influisce. Matteo, Jacopo diceva che hanno una marcia in più il Cingoli e il Romagna. Secondo te, parlando del Campus Italia, ha cambiato marcia il Campus Italia dall'inizio della stagione? Con il Cingoli è proprio l'emblema di questa crescita, perché rispetto alla gara di andata possiamo prendere la prima giornata di andata e la terza di ritorno, magari quella l'ultima disputata, i segnali di crescita sono non evidenti, evidentissimi da parte della squadra del Campus Italia. Poi la sfida anche con il Cingoli, che all'andata ha visto una brutta sconfitta da parte dei ragazzi, invece al ritorno ho avuto modo di vedere la partita è stata giocata fino ad armi pari, fino all'ultimo veramente secondo, è questione di dettagli, poi ha premiato il Cingoli che probabilmente ha avuto maggiore esperienza nei momenti caldi della gara. Peccato per quest'ultima fase del Campus Italia, perché essendo una squadra giovane, essendo una squadra che ha un progetto così bello da vedere, ha bisogno di continuità per crescere. Questa continuità sta mancando per quello che avete detto fino ad ora, ovvero alcuni casi Covid, alcuni infortuni, altrimenti stava facendo ottime cose ed era in grande crescita la squadra di Trillini, ma crediamo ovviamente che possa riprendersi quanto prima, quando l'organico possa tornare al completo. Già dopo questa sosta probabilmente la squadra tornerà a far vedere le ottime cose che stava facendo vedere nell'ultima parte di campionato. Assolutamente sì, ti chiedo anche un parere in generale sul progetto, specificando da subito, è un progetto che abbiamo visto in altri sport, abbiamo visto in altre federazioni della pallamano e che sono riuscite, penso all'Olanda nel settore femminile, a ottenere risultati davvero notevoli, però al maschile è la prima volta che avviene in Italia, avviene in Abruzzo, quindi lo conosciamo particolarmente da vicino noi abruzzesi, avviene all'interno di un centro tecnico federale, non c'era mai stato nella pallamano un centro tecnico federale. Ecco, qual è il tuo parere sul percorso che questi ragazzi hanno intrapreso? È un progetto sicuramente che merita applausi a scena aperta, da chi è stato ideato e da chi lo porta avanti, perché è un progetto che tante federazioni, tanto si dice nello sport, bisogna dare spazio ai giovani, poi però di concreto si fa poco. Questo invece è un esempio di grande concretezza, ma non è solo il progetto in sé per sé, perché viene fatto nel migliore dei modi, è stato creato questo centro tecnico federale, la squadra gioca in un campionato comunque di livello per prepararsi a quelle che sono le manifestazioni che si diceva pure prima nel servizio. Adesso ci sarà questo torneo, nei prossimi mesi estivi ci sarà un'importante manifestazione, quindi da questo punto di vista i ragazzi hanno modo di crescere. Un progetto poi che non lascia nulla, perché non si pensa solo allo sport, ma come avete detto nel corso delle varie puntate è importante anche la fase dello studio, perché si tratta di ragazzi ovviamente che ancora sono impegnati nello studio, quindi da questo punto di vista applausi alla federazione, ma le recenti Final Eight di Salsomaggiore lo hanno dimostrato, organizzazione nei minimi dettagli, coinvolto una piazza Salsomaggiore Terme che probabilmente con la pallamano non è questa piazza storica, eppure è stata coinvolta nel migliore dei modi con tante iniziative, quindi da questo punto di vista progetto Campus, applausi a scena aperta, ma anche le altre iniziative della federazione, complimenti. Tra l'altro progetto Campus e Coppa Italia che si sono in qualche modo incontrati, lo stiamo vedendo nella foto, perché siete stati presentati in campo, Jacopo, siete stati chiamati tra una finale, quella maschile e quella femminile, in diretta su Sky Sport, quindi la pallamano italiana tutta ha potuto insomma apprezzarvi, vedervi, e sul campo dove immagino, lo dicevo prima in apertura, ognuno di voi sogna di stare, sogna di arrivare presto, anzi
se possibile anche di più, perché no, anche con la maglia della nazionale. Sì, certo, perché no? Noi del campus, diciamo, nel momento in cui abbiamo deciso di intraprendere questa strada, questa via, diciamo, con una routine abbastanza piena, beh, noi sogniamo di raggiungere quei livelli, di raggiungere quei campi, la Champions League, ma la Coppa Italia, la Serie A1, come possiamo vedere è fattibile, ma ci vuole tanta dedizione, tanto lavoro, e col progetto del campus sicuramente potremo andare molto avanti. Tu hai 17 anni, sei un ragazzo toscano, si capisce abbastanza dall'accento. Quando è stato il momento che hai deciso? Ti hanno detto, ok, tu puoi venire a far parte del campus Italia, poi quanto ci hai pensato e quanto tempo ci hai messo a fare le valigie? Ci ho pensato tempo zero, perché ho trovato nel campus un'opportunità che passa forse una volta nella vita e neanche a tutte le persone. Quindi subito è a preparare le valigie, quanto, un giorno o due, per tornare a casa, preparare le valigie e poi ripartire. La giornata tipo poi qual campus, che scuola frequenti tu? Io frequento un liceo linguistico. Ok. Quindi diciamo che la mattina mi sveglio, tre volte a settimana facciamo palestra, poi dopo prendo il bus, vado a scuola, studio, torno a scuola, mangio, naturalmente ristudio, se c'è tempo un pisolino non fa mai male, e poi dopo un'altra volta allenamento. Matteo, questa magari... Poi uno quando li vede giocare, li vede in campo, se lo dimentica, no? Però, insomma, 16 anni, 17 anni, ci sono anche due ragazzi teramani che conosci molto bene, Tommaso De Angelis e Federico De Ruvo, che forse sono anche un pochino più fortunati perché fanno presto poi a tornare a casa dalle rispettive famiglie, però a 16 anni, 17, partire, lasciare tutto, cambiare scuola, nel nome della pallamano, no? Non è una cosa scontata ed è una cosa ammirevole sia per i ragazzi che per le famiglie che li sostengono. Ma anche delle dichiarazioni di Jacopo ha dimostrato già maturità, nonostante 17 anni. Complimenti per la scelta del percorso scolastico, perché è il mio grande rimpianto, quello del liceo linguistico. Soprattutto io mi diletto a fare la classifica marcatori dei campionati di Serie A2 che seguo maggiormente da vicino, essendoci rappresentanti abruzzesi e teramane. 16 reti finora segnate da Jacopo Cioni promettono comunque bene per quel che riguarda il suo percorso all'interno di questo progetto, e complimenti ovviamente, in bocca al lupo per la sua futura crescita. Tra l'altro Jacopo, adesso si parte per la Turchia con la nazionale, quindi specifichiamolo, sarete in raduno, non ci sono solo ragazzi del campus nella nazionale, la stragrande maggioranza sono ragazzi del campus, ci saranno altri ragazzi aggregati. I migliori poi partono per la Turchia, quelli scelti dal direttore tecnico Riccardo Trillini, 10 nazionali, torneo che il nome è i campionati mediterranei dell'handball. Finalmente ci si inizia a confrontare con i coetanei. Beh sì, è una grandissima opportunità, perché nelle prossime settimane saremo appunto 25, quindi oltre al Campus Italia, che naturalmente poi ci saranno delle assenze a causa di infortuni, però più i giocatori del Campus Italia, si aggiungeranno appunto alcuni giocatori sempre Trieste, Merano, quindi comunque poi ci potremo anche confrontare con giocatori della nostra stessa età che però affrontano vite completamente diverse e che non hanno intrapreso il progetto che noi abbiamo deciso di intraprendere. E i migliori di questi 25 poi partiranno per la Turchia, speriamo. Spero di esserci, chiaramente. E avremo modo di vedere anche se questo progetto avrà anche delle ripercussioni naturalmente positive a livello internazionale, perché sicuramente, nella mia opinione, è un progetto che a lungo andare potrebbe portare delle soddisfazioni. E ci saranno naturalmente scuole di pallamano nazionali importanti in questi campionati mediterranei, a partire dalla Croazia e la Spagna che è stata col suo movimento poi a livello seniores anche finalista agli ultimi campionati europei, o la Francia, una delle squadre che ha dominato il panorama della pallamano internazionale. L'obiettivo, lo ripetiamo sempre, è quello di farsi trovare pronti ai campionati europei di quest'estate, che i ragazzi della nazionale under 18 italiana giocheranno in Montenegro. Le nazionali azzurre impegnate, per la verità saranno due, perché ci sarà anche la nazionale under 20 che giocherà i suoi europei, quelli ovviamente under 20 che si disputeranno in Portogallo. Tutto passa dalla casa della pallamano di Chieti, dove i ragazzi delle nazionali azzurre si preparano e nel caso del Campus Italia vivono quotidianamente. Adesso ci fermiamo, perché dopo la pausa è tempo di parlare di Serie A2 e di Serie B.
È la Serie A2 del Campus Italia, ma non soltanto, è anche la Serie A2 delle formazioni abruzzesi, della Lions Teramo e della Hogan Pescara, e sul versante femminile in particolare della nuova Handball Teramo, che continua a vincere. Altro successo contro il Conversano, successo casalingo, continua la marcia verso i playoff della formazione allenata da Serafino Labrecciosa. Il servizio. Le convulse settimane che hanno caratterizzato la ripresa della Serie A2 tra rinvii causati dal Covid e turni infrasettimanali forzati hanno in qualche modo contribuito a rompere ritmi e ciclicità del campionato. Ciò che viene restituito sul fronte maschile è una classifica che rischia la spaccatura nella parte alta. Sono 7 ora i punti che separano la Lions Teramo dal secondo posto del Romagna. Divario da imputare al secondo passo falso nell'ultimo mese da parte dei biancorossi, superati di misura 28-26 sul campo della Chiaravalle. Risultato un po' a sorpresa, questo va detto. Gli uomini di Fotti sprecano un vantaggio di 3 reti a un quarto d'ora dal termine, ma recriminano anche per il mancato funzionamento del tabellone segnapunti al Palasport marchigiano. Trasferta nefasta, insomma, che costringe ora i teramani a racchiudere le ultime chance di accesso ai playoff nello scontro diretto col Romagna, recupero della 15ª giornata. Nel frattempo sabato si torna alla Pala San Nicolò, dove contro l'Ambra l'unica alternativa sarà ritrovare i 2 punti. Passando alle donne, continua il momento d'oro della nuova Handball Teramo. Contro le pugliesi del Conversano sabato scorso è arrivato l'8º successo in altrettante gare, 30-26, caratterizzato dalle 8 reti della italo-argentina Valentina Terenziani. Domenica trasferta a Fondi, nella provincia di Latina, per proseguire la marcia. Tornando alla Serie A2 maschile, terzo rinvio causa Covid per la Hogan Pescara. I biancazzurri avrebbero dovuto affrontare il match in trasferta a Camerano. Il prossimo impegno è fissato per il 22 febbraio, turno infrasettimanale in casa contro i sardi del Verde Azzurro Sassari. Questo dunque il quadro. Chiedo al nostro Andrea Di Fabio di assisterci subito vedendo la classifica. Eccola qua, Matteo Falzon, Romagna in questo momento davanti, Cingoli a 27, ma soprattutto Teramo staccata di 7 punti con 2 gare da recuperare contro le 2 prime della classe. Più indietro la Hogan Pescara. Bilancio a tuo avviso su questo momento delle 2 formazioni abruzzesi nel girone B? Ma per quanto riguarda la Hogan Pescara, non gioca da qualche settimana purtroppo a causa dei casi di positività, e adesso avrà un bel tour de force, ma soprattutto l'obiettivo è quello di tornare presto alla vittoria, che manca da un bel po'. Per quanto riguarda il discorso sul Lions Teramo, è un discorso un po' più ampio, perché ci eravamo fermati con il campionato a dicembre, di fatto con la Lions Teramo che veniva da 10 vittorie consecutive, di fatto eccezion fatta per le prime 2 giornate, le sconfitte con Cingoli e Romagna, aveva vinto tutte le altre gare. Si pensava, visto che alla ripresa del campionato il 22 di gennaio c'era la possibilità di affrontare Cingoli e Romagna, l'obiettivo era quello di lavorare bene, meglio delle altre formazioni nella fase di sosta, e poi farsi ritrovare pronti all'appuntamento, magari cercando di fare 4 punti nelle 2 gare per cercare di accorciare la distanza in classifica. Che cosa è successo? È successo che durante il periodo di sosta la Lions ha avuto diversi casi di positività, ha dovuto recuperare la gara col Verde Azzurro con un organico ai minimi termini, ha perso la partita contro una squadra che adesso sta facendo meglio di tutte come il Verde Azzurro Sassari, ha dovuto rinviare altre due partite, proprio quelle contro Romagna e Cingoli. Tornando in campo col Chiaravalle ha perso anche una partita particolare, come dicevi bene nel servizio. È chiaro che la Lions Teramo al completo ha dimostrato di essere una squadra comunque capace di battere praticamente quasi chiunque, però la distanza in classifica adesso è evidente, ci sono questi 2 recuperi, però sono da giocare, uno a Cingoli e l'altro in casa con Romagna, sicuramente molto molto difficili, però bisogna tornare alla vittoria già sabato contro l'Ambra Prato per cercare di sperare, perché poi ci saranno i recuperi da giocare. Ecco, lo vediamo insieme, anche anticipavi della sfida contro l'Ambra, vediamo insieme anche il prossimo turno. Non scenderanno in campo né la Hogan Pescara contro Camerano né il Campus Italia, che avrebbe dovuto ricevere in visita il Chiaravalle. C'è Verde Azzurro Sassari contro Bologna United. Teramo che torna al Pala San Nicolò sabato pomeriggio alle 18, affronta la squadra toscana dell'Ambra, che tra l'altro è la squadra di provenienza di Jacopo Cioè.
Regioni, Folloniche e Cingoli è rinviata, Casalgrande e Romagna e Prato San Lazzaro, squadra bolognese, che completano il programma. Jacopo, che idea ti sei fatto? Adesso le avete affrontate tutte, sì, anche alcune due volte, perché è iniziato il girone di ritorno, sul livello di questo raggruppamento e insomma sugli equilibri di classifica che si sono creati? Allora, io il campionato di A2 del girone B l'avevo già affrontato l'anno scorso con appunto l'Ambra, e devo dire che quest'anno c'è stato anche un salto di qualità secondo me, con appunto con il Cingoli, con il Romagna che inizia a voler, insomma, vuole intraprendere un cammino per salire in A1. E quindi secondo me è un bel campionato dove poter crescere, e naturalmente c'è qualche squadra che è comunque una marcia in più, proprio si vede sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista di giocatori, è proprio più completa. E invece lì in fondo in classifica, come per fare un esempio la Pallamano Prato, purtroppo non è a livello delle altre squadre ancora. Invece, vedendo la classifica e la situazione, Matteo Falzon diceva benissimo, in questo momento Verde Azzurro Sassari è una delle squadre più in forma, essere andati a Sassari, aver vinto molto bene così come avete vinto voi, è stata una grande soddisfazione. Assolutamente, nella mia opinione è stata la soddisfazione più grande insieme alla partita contro il Cingoli, perché siamo entrati in campo proprio con una mentalità diversa rispetto a tutte le altre partite. Siamo entrati in campo concentrati, volevamo spaccare il campo e vincere assolutamente, e alla fine anche dei sedicenni sono riusciti a battere una delle squadre più in forma, segnando 40 reti addirittura, che sì, insomma, in 60 minuti è un dato numerico notevole. Classifica anche della Serie A2 femminile, del girone D, che vede impegnata la nuova Handball Teramo, anzi non la vede impegnata, in realtà la vede di gran lunga al comando della classifica in questo momento con 16 punti, ha vinto anche lo scontro diretto con la Retusa. Vediamo anche in grafica il prossimo turno, prima di chiedere un parere a Matteo Falzon. Teramo che affronterà la Fidaleo Fondi, battuta già ampiamente nella sfida di andata. Matteo, è l'anno buono per Teramo, non dico per i playoff, perché io i playoff, vedendo l'andamento del girone, li do quasi per scontati, per il salto di categoria, per il ritorno di una squadra teramana in A1. Ah, il fatto, sai, anche l'anno scorso Teramo arrivò bene alle finali che si disputarono al Centro Tecnico Federale di Chieti, poi alla fine lì è questione di dettagli, perché arrivano comunque altre squadre che stanno facendo lo stesso tipo di percorso come il Teramo, di fatto, perché si qualificano le prime due di ogni girone, quindi si tratta di affrontare comunque le migliori squadre del panorama nazionale per quanto riguarda la Serie A2. Diciamo che quest'anno forse la squadra è un po' più completa e più coperta in alcuni settori, perché per esempio sabato, al termine della gara, per esempio Serafino Abbrecciosa non era proprio soddisfatto della prestazione, se non del risultato, perché aveva visto un calo di concentrazione. Però a un certo punto, quando Pallarie, che è ancora una delle migliori giocatrici del campionato in sé per sé, aveva segnato già 7 reti, ha chiesto il cambio, gli è subentrata di fatto da un punto di vista realizzativo la Terenziani, che ha fatto 4-5 gol nel finale, che sono stati determinanti. Quindi da questo punto di vista probabilmente è una squadra più completa, che sta vincendo a destra e a sinistra, 8 gare, 8 vittorie fino a questo momento. Adesso ci sarà, dopo la gara di Fondi, un mese di sosta, 3 settimane per il Teramo, e dovrà recuperare la gara contro il Salerno. Quindi da questo punto di vista i playoff sembrano quasi acquisiti, visto il distacco in classifica. Non facciamoci sentire a Serafino Abbrecciosa da questo punto di vista, però ovviamente poi bisognerà comunque andare alle finali per cercare di ottenere uno dei due posti validi per l'accesso alla U. Riflettori puntati anche sul campionato di Serie B, in particolare sul girone Abruzzo Marche, con in questo momento un'altra squadra teramana che ha il comando della classifica, ovvero la Lions Teramo. Anche in questo caso, come la nuova Handball Teramo, nella Serie A2 femminile guida la classifica da imbattuta, la formazione allenata da Settimio Massotti. Ma sono settimane anche nelle quali chi, come il Città Sant'Angelo, ambisce al salto di categoria, ambisce ad un posto di spicco nel panorama della pallamano nazionale, ha bisogno di accelerare il passo per non perdere il contatto con la vetta. Il servizio.
le prime due, poi tutte le altre. La classifica del girone Abruzzo Marche di Serie B rischia la frattura tra chi detta i ritmi e chi più indietro insegue e in parte arranca. La capofila resta la Lions Teramo, seppure rimaneggiati i biancorossi passano in scioltezza sul campo dell'Handball Club Pescara, superato in casa 25-16. Partita senza storia, coi teramani avanti sul 13-5 già nelle battute iniziali e nona vittoria consecutiva in camerata, il che si traduce in primato solitario per i ragazzi di Settimio Massotti a più due dagli antagonisti del Monteprandone. Ora Teramo si prepara a sfidare il Cus Ancona in casa. Il programma delle abruzzesi nel fine settimana contempla però anche un altro duello interregionale, in particolare con Chieti, che domenica mattina fa visita al Chiaravalle. Deve accelerare e non può più permettersi passi falsi invece il Città Sant'Angelo. Sono le 15 reti di Filippo Collelluori a trascinare gli Orange nel 39-19 sul campo proprio del Chieti nel confronto dello scorso 5 febbraio. Senza l'infortunato Federico Di Pasquale, miglior marcatore del campionato, gli angolani ora si preparano al derby contro Pescara sabato al Città Sant'Angelo. Con un Collelluori così, il futuro all'orizzonte sembra abbastanza roseo. Sabato ci attende una partita, a mio parere, molto interessante, molto infuocata. Un derby appunto contro il Pescara, comunque non è una squadra che lascia vincere. Credo entrambe gli schieramenti cercheranno di portare a casa la vittoria, ma a mio parere abbiamo tutte le carte in tavola per portarci a casa i due punti e per vincere la partita. Riguardo alla seconda parte di stagione, mi aspetto un reinizio di campionato abbastanza avvincente. Molti dei nostri giocatori vogliono e possono dare ancora di più e non vedono l'ora di esprimere quello che possono fare e che possono dare anche a livello di gruppo. E allora vediamo la classifica dopo il servizio e dopo aver ascoltato le parole di Collelluori in casa Città Sant'Angelo. Vediamo la classifica appunto in grafica: Teramo a 18 punti, staccata di 2 lunghezze il Monteprandone, poi via via Città Sant'Angelo, Cingoli, Cus Ancona, Chieti, Falconara e chiudono poi Handball Club Pescara e Chiaravalle. Naturalmente ci sono anche in questo caso purtroppo delle partite da recuperare, dei rinvii causati dal Covid. Vediamo il prossimo turno con le gare che si giocano nel fine settimana: sabato Città Sant'Angelo Handball Club Pescara, derby d'Abruzzo, poi Monteprandone Chiaravalle invece sul fronte marchigiano, Teramo affronta il Cus Ancona, una gara non semplice domenica mattina per la squadra teramana, e sempre domenica mattina Falconara Chieti. Matteo Falzon, qui com'è la situazione secondo te? Teramo in questo momento sta dominando in lungo e in largo il campionato, anche grazie all'apporto di giocatori come Alessandro De Angelis, che sono già stelle in Serie A2 e che vengono schierati da Settimio Massotti anche nel campionato di Serie B. Mentre per quanto riguarda Città Sant'Angelo, forse sia il cambio di allenatore con l'addio da parte di Marcello Gabriele, al quale è subentrato Gabriele Delia, ha creato nelle settimane precedenti qualche problema di troppo e quindi si rischia di avere una classifica spaccata là in alto. Potrebbe valere lo stesso discorso fatto per la Serie A2 donne per Teramo, ovvero qui c'è una squadra che ha vinto tutte le partite anche con buoni margini. Tra parentesi, la settimana scorsa ho avuto modo di ascoltare Settimio Massotti, che è l'allenatore di questa squadra di ragazzini terribili, ovviamente in senso positivo, e mi ha fatto una grande impressione, soprattutto perché cura ogni minimo dettaglio davvero. Tra parentesi, è stata anche la settimana in cui poteva allenare in particolar modo i ragazzi dell'A2, perché di fatto erano fermi, perché gli altri compagni erano fermi per positività. Quindi da questo punto di vista è un valore aggiunto. Città Sant'Angelo ovviamente fino all'ultimo cercherà di conquistare un posto al sole. Credo però alla lunga che la lotta sia tra Teramo e Monteprandone, con la gara del prossimo mese di marzo in terra marchigiana, che possa decidere un po' l'esito finale. Tra l'altro ricordiamo che la formazione teramana è una sorta di cantera della prima squadra, perché poi Teramo, di fatto avendo già una squadra in Serie A2, non può competere a tutti gli effetti per il salto di categoria. Fa benissimo Settimio Massotti a voler vincere il campionato, questo è fuori di dubbio. Ma noi l'altro giorno abbiamo anche provato a chiedere a Franco Chionchio, che è il presidente della Lions Teramo, cosa dovesse succedere in caso di vittoria finale. Ovviamente poi ovviamente l'ha presa sul ridere il presidente della formazione
Teramana, staremo a vedere, però ovviamente Settimio chiede ai suoi il massimo impegno ogni partita. Come giusto che sia, un perfezionista, un tecnico, come dicevi tu, molto molto attento al dettaglio. Abbiamo avuto anche il piacere di averlo ospite nella nostra trasmissione e ci sarà sicuramente altra occasione in futuro, e ci sarà occasione anche di venire a trovare te, Matteo Falzon. Grazie, speriamo di trovarti in una situazione più comoda la prossima volta, di non interromperti nei tuoi giri. No, per me è un grande piacere, grazie a voi. Grazie a Matteo Falzon, giornalista del Centro. Noi siamo in chiusura, io ringrazio anche Jacopo Cioloni e gli faccio un grande in bocca al lupo per il raduno della nazionale che sta per iniziare. Crepi, e grazie mille per l'invito. Noi ci ritroviamo la settimana prossima con la Casa della Pallamano, sempre su Rete 8 Sport. L'augurio rimane quello di sempre, buona pallamano a tutti, alla prossima.